Su questo volantino leggiamo cosa succede. E cosa succede nell'ospedale? Succede che questo ospedale da un po' di tempo, da diversi anni, da quando è stato riaperto, sostanzialmente è stato denominato ospedale di primo livello. Ma di fatto questa denominazione è solo sulla carta, perché non si fa altro che continuamente notare che molte cose non funzionano. Non funziona il pronto soccorso, tant'è che il pronto soccorso viene gestito per più del 50% dai medici dei vari reparti, il che già significa che i reparti lavorano in sofferenza. Non funziona che ancora non abbiamo una risonanza magnetica per la neurologia, non funziona che abbiamo ancora una sala operatoria per gli impianti di pacemaker non ultimata, c'è stata quella famosa storia dell'angiografo migrante che doveva essere allocato a Mazara e è andato a finire a Castelvetrano. Non funziona che non sappiamo se una neurologia sarà ritrasferita a Castelvetrano, non sappiamo se verrà finalmente messa in funzione la rianimazione. Ogni giorno dobbiamo assistere a malati che devono essere mandati a morire altrove perché la rianimazione, che è il requisito essenziale per un ospedale DEA di primo livello, ancora dopo 7 anni non è stata attivata. Ci sono finanziamenti che appaiono, scompaiono come fantasmi. A questo punto siamo stanchi e pretendiamo che la rianimazione venga attivata immediatamente. Questo comitato cittadino pro Abele Aiello come può stimolare tutto questo? Il comitato si prefigge uno scopo iniziale determinante, cioè vuole coinvolgere la cittadinanza ad essere partecipe, non solo a lamentarsi quando si viene in ospedale per bisogni e allora ci si rende conto che non si può avere risposte alle proprie esigenze di salute. La cittadinanza deve imparare e deve capire che deve essere protagonista e partecipe della propria salute. Quindi questo è anche un messaggio che si manda alla politica, all'amministrazione, di essere protagonista e di pretendere che la sanità a Mazara funzioni. Si sente parlare in questi giorni di accorpamenti che possono essere utili se sono organizzati in maniera che si tenga conto della efficienza dei reparti, della storia, della competenza, ma se gli accorpamenti devono essere in funzione di prepotenze politiche, questo reparto lo voglio io, anziché qual è il reparto che funziona meglio, a questo la cittadinanza deve capire che non può sottostare e lo deve capire anche la politica. È finita o deve finire l'epoca che chi ha il potere politico decide dove mettere i reparti che più gli aggradano o che sono più efficaci nella gestione politica o nelle campagne elettorali, così come alcuni colleghi medici devono essere in funzione di quello che è il nostro giuramento di Ippocrate, cioè essere al servizio del malato, non al servizio del politico che ti fa fare carriera. E non voglio aggiungere altro.